Sostenere e aiutare le famiglie con bambini e gli anziani. Idee per ravvivare piccoli borghi contro lo spopolamento. Servizi per piccolissime frazioni o periferie urbane. Ecco le nuove 16 cooperative di comunità selezionate attraverso un bando da 740.000 euro della Regione Toscana. È il secondo fatto per sostenere la nascita di queste reti di cooperazione. Siamo a 40 cooperative di comunità, credo sia un'esperienza bella, interessante. Anche in questi nuovi progetti ci sono le cose più svariate, tutte utili per fare un'attività economica che possa vivere con le proprie gambe, però anche per fornire i servizi alla comunità dove sono le nuove cooperative. La maggior parte delle nuove cooperative di comunità interessano piccole realtà montane, un aiuto condiviso contro l'abbandono e per dare una prospettiva ai piccoli borghi toscani. La nostra non sarà una cooperativa che mira solo a un progetto unico, ma si prefigge vari progetti. Uno di questi è quello dei servizi sociali rivolti principalmente alle famiglie con bimbi piccoli che magari hanno necessità per lavoro di avere una continua assistenza, non solo nel doposcuola, ma anche nel periodo estivo, quindi con la realizzazione di campi estivi, di assistenza di babysitteraggio. Ci occuperemo di turismo fondamentalmente, di ripristino di alcune attività agricole e di utilizzo delle case che sono state ormai abbandonate da tempo proprio per l'ospitalità turistica. Siamo partiti, come dire, provando e cercando di valorizzare il sistema agricolo dei nostri territori, costruendo un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli, una cucina dove poter svolgere dei corsi di cucina per i turisti e poi ampliare questo ragionamento nell'apertura di spazi di vendita all'interno del borgo che ravvivino anche appunto il centro e il borgo stesso. Le nuove cooperative di comunità coinvolgono 3.000 persone e 40 associazioni. Le province interessate sono quelle di Lucca, Massa Carrara, Siena, Pistoia, Firenze, Prato e Grosseto.